troviamo nella valle dei Molini, dove siamo arrivati all'altezza del ponte della superstrada grazie al nostro Indiana John Michele Di Santi, che ci ha insegnato una strada per scendere qua sotto, se no altrimenti non ci saremmo arrivati. E il posto, come vedete, è incantevole, e adesso continuiamo la nostra ricerca di altri eventuali mulini più avanti, speriamo di incontrarne qualche altro. La tenacia, diciamo, di continuare a esplorare questa zona ci ha premiati. Infatti abbiamo trovato un altro antico mulino che però è completamente ricoperto di vegetazione, quindi purtroppo non è possibile vederlo interamente, però è sicuro che si tratta di un mulino, perché qua, pure qua, insomma, qua vicino sta il canale che praticamente di cui il mulino si serviva per prendere le acque. Ci troviamo in uno dei posti più belli del Gargano, proprio per la presenza dell'acqua, perché il Gargano, come sappiamo, è poverissimo d'acqua, distrutto dalla superstrada. Ci troviamo precisamente nel canale La Porta, soprannominato Canale dei Mulini. Ed ecco un altro bellissimo mulino con due finestre e anche un'apertura dalla parte superiore. Adesso entreremo dalla parte superiore, che sta sempre su un canale di acqua dolce, uno dei pochi canali di acqua dolce che stanno qua sul Gargano. Dopo aver attraversato questo torrente d'acqua dolce, che peccato, ma l'acqua va completamente buttata, bisognerebbe recuperarla, ci troviamo all'interno del quinto mulino, soprannominato il mulino del principe. Questo è l'unico mulino che è rimasto intatto, vedete, ci sono ancora i vecchi plastri e sotto le vecchie travi, e sotto sicuramente ci saranno le macine. Adesso entriamo nell'interno, dentro l'interno della struttura, e vedremo se riusciremo ad individuare la vasca dove si metteva il grano. Ci troviamo all'interno del mulino, dove c'erano anche due torri dell'acqua, una da questa parte, fai luce da questa parte, ecco, che andava a finire sopra, e un'altra da quest'altra parte. Poi in pratica il mulino aveva un altro vano da questa parte, dove sicuramente, dice Michele, c'era la vasca della macina. È caduto un sacco di terreno. Terreno, e quindi può darsi che sotto questo terreno ci siano le macine, dice Michele, sì. Dopo questo lunghissimo giro, non privo di difficoltà, siamo arrivati alla conclusione di questo giro nella Valle dei Mulini e siamo ritornati al primo mulino che avevamo visto. È stato veramente un cammino entusiasmante, proprio bellissimo, immersi nella natura. Abbiamo avuto qualche difficoltà perché il tragitto, diciamo, che non è facile da fare, però alla fine ci siamo riusciti.